Ieri, signori, vi ho parlato del verbo to dig. To dig. In realtà c'è un'altra maniera per usarlo, una terza maniera. Vi faccio un esempio così capite. Ho un amico che si chiama Simone, ciao Simone, che secondo il nostro gruppo di amici non lavora molto, o meglio, va sempre al lavoro tutte le mattine, però secondo noi fa poco al lavoro, fa molto poco. E quindi lo prendiamo sempre in giro. Ecco, quello è quelle battutine che facciamo a lui, quelle frecciatine, si possono definire digs, ok? Quindi Paolo is always taking digs at Simone, but he's really just joking, ok? Quindi Paolo è sempre lì che fa delle battutine, delle frecciatine a Simone, ma in realtà sta solo scherzando. Quindi questo dig è una frecciatina, una cosa leggera, ok? Quindi una cosa non che offende. Quindi to take a dig at someone vuol dire appunto lanciare proprio quelle frecciatine, quelle battutine che sono tss, tss. Siamo capiti? Altrimenti vabbè.